Ed eccoci con voi, siamo arrivati all'ospite di questa mattina, Giuseppe Passoni, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, qui per parlarci di Viaggi nel pallone, un libro edito da Aviani e Aviani Editori. Allora, Passoni, intanto lei tifa ancora per l'Udinese? Come dire, il primo amore non si scorda mai, ma con molta più freddezza rispetto ai tempi che furono. Che cosa è successo? Beh, un po' è successo che un po' si cresce, quindi certe passioni tendono a raffreddarsi, ma d'altra parte non è stato solo questo, è stato anche vedere l'evoluzione di una società che sempre più si è consolidata su un modello economico che prevede sostanzialmente il mantenimento di una categoria che, certo, per la nostra regione è molto, però toglie gli elementi di sogno, e mi spiego. Quando sistematicamente un giocatore raggiunge un livello importante, sai già che l'anno dopo il giocatore è venduto e che la squadra dovrà essere rivista sempre partendo dal basso, e questo alla lunga porta una sorta di disaffezione, perché il tifoso, come qualsiasi essere umano, ha bisogno dei sogni, di obiettivi che lo portino lontano, e adesso ormai si sa che questo non è possibile a priori, e anche se i campionati ti portano ad andare in Europa, come è successo, a raggiungere traguardi importanti, sai bene che poi l'anno dopo, anche se ti sei qualificato in Champions, te ne vai fuori al primo turno o poco altro, insomma. Passoni, questo secondo te, secondo lei, ci diamo del tu del lei? Diamoci del tu. Ci diamo del tu, è un punto di non ritorno? Secondo me sì, perché con questo modello di calcio, che è basato sempre più sugli introiti della televisione, ha bisogno di grandi bacini, e le imprese delle società cosiddette minori sono sempre più estemporanee. La stessa Atalanta, che fa una politica che potrebbe essere ritenuta simile a quella dell'Udinese, in realtà non lo è proprio, perché cura di più il suo vivaio, lo stesso vedremo che avrà vita corta. Come hai strutturato questo libro? C'è la prefazione di Pizzul? Sì, c'è una prefazione di Pizzul, e poi c'è un excursus su tutti i viaggi fatti anche con lo scorrere del tempo all'interno del calcio, sia come spettatore passivo, come tifoso, e poi anche come protagonista attivo, andando ai tempi in cui assieme ai miei amici ci dilettavamo nel gioco. Ecco, il libro, vedo la copertina, c'è molto nero. Anche i colori hanno il loro significato. Sì. Che cosa vuol dire? Allora, come riporta poi l'Incipit, tutti questi pensieri, questi viaggi sono fatti con l'Udinese, e qui per cui abbiamo il bianco e nero e l'azzurro della nazionale italiana, perché molto in questo libro è dedicato anche alla figura di Enzo Bearzot, che è quella che un po' mi ha ispirato, che era l'alfiere di un calcio che veramente oggi non c'è più, nel cuore bianco-rosso, che sono i colori della mia città. Il pallone, poi, che ha questa forma, riporta i palloni che da ragazzini usavamo, quelli che praticamente era impossibile definire la traiettoria, erano i palloni cosiddetti elite di plastica, che venivano calciati, e per i portieri erano peggio delle punizioni di Roberto Carlos, erano imprendibili. Quindi, per segnalare anche che si va indietro nel tempo, per fare proprio un passaggio seguendo le trasformazioni che sono venute sia nel mondo dei tifosi e poi anche nel mondo del calcio. E c'è anche una parte sulla nazionale in cui cerco di dare la mia spiegazione personale sul perché della crisi che ci ha portato a non qualificarci a Russia 2018, che è stato tutt'altro, a mio avviso, che data dalle scelte errate di un allenatore che probabilmente non era all'altezza del ruolo, ma questa era solo la punta dell'iceberg di una crisi più profonda che va proprio nelle trasformazioni sociali che hanno investito la nostra società. Ecco, questo potrebbe essere anche un libro, un omaggio da inviare all'Udinese? Pensi che lo manderai o no? Sarebbe interessante che lo leggessero con occhio, come dire, scevro da pregiudizi. Non si tratta di fare delle accuse a chi che sia, ma della presa d'atto di una situazione in essere. Ecco, questo secondo te è un pensiero non solo di Passoni, ma è un pensiero diffuso? Ma mi sono confrontato con diversi amici o anche ex frequentatori assidui dello stadio, cosa che
adesso non accade più, è un po' un pensiero condiviso, ma è figlio anche del tempo in cui, dell'età che abbiamo, il tempo in cui abbiamo vissuto, abbiamo pregresso, siamo attaccati a dei ricordi. I ragazzi più giovani invece credo che trovino nell'andare allo stadio con queste nuove modalità e con queste prospettive un fatto normale. Questo libro infatti vuole portare a loro che non hanno un pregresso, farli conoscere un altro modo di intendere il calcio. Giornata memorabile questa. Questa sì, è una partita importante, il 3 aprile 1077, in cui si ricorda la nascita della patria del Friuli, che coincideva anche una partita contro l'Empoli nella stagione scorsa, che ci ha dato una grossa mano a andare a raggiungere la salvezza lo scorso anno. E qui? E qui invece è il calcio antico, qui siamo a quando a fine del campionato si poteva scendere sul prato a festeggiare assieme ai giocatori senza correre il rischio di prendere le mazzate dalla polizia, e siamo con un gruppo di amici alla fine del campionato 1981-82, quando l'Udinese si salvò con largo anticipo, ed era il momento in cui ci preparavamo ancora inconsapevoli a vivere quello che vedete qui, i grandi mesi del luglio e giugno dell'82 con la vittoria ai campionati del mondo in Spagna, in cui le figure di qui dove sei? Lì in mezzo. Lì in mezzo, questa è la piazza Matteotti. No, questa è Cividale. Questa è la tua città. Piazza Paolo Diacono, la fontana del mercato, con un gruppo di amici. Dopo, questa è secondo me l'Udinese non la più forte, non la meglio piazzata, probabilmente neanche la più spettacolare, ma sicuramente quella, la migliore di sempre per me, e lo spiego, perché è quella che ci ha fatto sognare. All'inizio pensavamo di poter competere a ragion veduta con le grandi squadre, quando era arrivato Zico avevamo in squadra campioni come Causio, Virdis e Mauro, e c'era una società che dichiaratamente diceva di voler puntare a raggiungere traguardi importanti e non essere frutto così di campionati che si mettevano bene in corso d'opera, perché qualche talento esplodeva in quell'anno. Vedo un certo Enzo Ferrari, e il portiere era Brini, se non ricordo male. Il portiere era Fabio Brini, che saluto, abbiamo un'amicizia lontana, lui adesso è a Porto Sant'Elpidio, paese di origine. Ecco, senti, una frase, dopo la copertina, viaggi nel pallone, pensieri, parole, opere, emozioni, navigando nel mar pallone, con l'Udinese l'azzurro nel cuore bianco-rosso, chissà solo di calcio, non sa niente di calcio, Giuseppe. Mourinho, sì, perché per sapere di calcio bisogna conoscere la vita, perché il calcio in realtà è una metafora a cui possiamo trarre grandi insegnamenti, quindi... devi conoscere tante cose per poter avere successo e raggiungere dei risultati anche duraturi, risultati duraturi nel mondo del calcio. Di questo Alfiere testimonia era proprio Enzo Bearzot, che era un classicista, amava leggere i classici, e dai classici ha tratto i messaggi per poi puntare su un uomo come Paolo Rossi. Andiamo un attimo all'attualità con la scomparsa dolorosa di Paolo Rossi. Contro tutto e tutti lui ha voluto credere in un uomo e alle sue qualità, fargli da mentore e poi essere ripagato. Senti, io ho criticato per i fatti miei quasi la beatificazione di Maradona sulla mia pagina Facebook. Qualcuno mi ha criticato. E i programmi televisivi sono stati stravolti perché era morto il signor Maradona. Non è stato proprio così con Paolo Rossi. Io non li metterei sullo stesso piano. Proprio. Assolutamente no, si tratta di due profili completamente diversi. Da un lato abbiamo un personaggio straordinario, mi sto riferendo al Maradona sul campo, che è stato capace di gesta che nessuno ha eguagliato. Se dovessimo scegliere forse il numero uno, anche se sono sempre cose difficili, dipende l'epoca in cui uno gioca, però sul campo ha fatto cose inarrivabili. Certo, la morte a 60 anni di Diego Maradona, insomma, ci ha messo molto del suo, voglio dire, è stata una vita sregolata, che non voglio esprimere un giudizio su questo, ma d'altra parte invece abbiamo la figura di Paolo Rossi, che è stata completamente diversa, perché è riuscito in un momento particolare della sua carriera calcistica esprimere il meglio, quasi come una favola, la favola del brutto anatroccolo che diventa cigno, ma ha avuto poi un percorso esistenziale completamente diverso rispetto al campione argentino.
Giuseppe, grazie, è volata, avremmo potuto, ma secondo me possiamo riparlare di calcio magari mostrando foto anche un po' più in bianco e nero, se ti farà piacere. Assolutamente. Rimostro la copertina, Giuseppe Passoni, Viaggi nel pallone, eccolo qua, editore Aviani, e quindi se vi va acquistatelo. Grazie, grazie a Passoni, buon Natale, buon anno. Grazie anche a te. Vi salutiamo, noi adesso andiamo in pubblicità e poi c'è ancora un po' di rassegna stampa.